nasce la prima SUV, il SUV che adesso va tanto di moda, che è molto comodo perché è usato da tutte quante le famiglie, beh, nasce in Italia. Nasce in Italia nel 1956, avete capito bene, 1956, ed era una 600, la 600 Multipla, eccola qua, la 600 Multipla che veniva usata soprattutto dalle famiglie numerose, in quanto aveva più sedili, aveva 6 posti, non solo, veniva usata dai tassisti, i tassisti perché mettevano addirittura le sedie posteriore frontalmente in modo che si potevano guardare i passeggeri. Era la macchina che più usata dalle suore, perché? Perché dovevano portare tanta gente dentro e quindi rimaneva comoda. Una vettura particolarissima, di una bellezza estrema, con questi fari che venivano fuori, e una vettura che aveva solitamente era bicolore. 1956 nasce la Multipla. Il motore era della Fiat 600 normale, quindi un 600 classico. Le prestazioni non erano così clamorose, ma la vettura veramente interessante. Il primo SUV, quindi, è italiano.